Mitici e mitiche, benvenuti al capitolo numero un tot, turismo marittimo. Andiamo dall'assessora del turismo a fare una mitica medio, accettiamo l'appalto, lungomare costa, serve un bel po' di roba e il logo è qui. Adesso andiamo a parlare con l'assessora, viaggio rapido, vediamo che cosa ci dice. Quale miglior periodo come l'estate che sta quasi finendo, manca ancora l'ultima settimana. Qui c'è da spianare. Che rimettere a posto la spiaggia per le vacanze, così per settembre sarà tutto pronto. Parliamo con l'assessore del turismo. Hi, I'm happy to see a new face in the industry. I was hired to establish beach tourism for the city as a secure source of revenue and to draw upscale beach visitors and vacationers here. It's a long-term investment and an opportunity to make this city more attractive to its many residents again. Together, we'll make a few changes to transform this bleak place into a beach paradise with recreational offers and vacation facilities. This beach used to be noted in every tourist guide for this country and has always been a popular meeting place for a stroll along the water. Now, the glamour of the old days has faded, and sadly, it barely looks the same. Everywhere, there are sandy paths, dirt, and decay. I'm happy that your company is accepting the job to bring this place back to life. Certo. Mandi il primo assegno. cioè, io sono proprio mega contento, basta che mi paghi. Allora, bisogna spianare. Io l'altra volta avevo preso la Catman, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Allora, prendiamo la Liebherr. Vai con la Liebherr. Dobbiamo salirci e poi andiamo in viaggio rapido perché altrimenti bisognerebbe. Allora, se come nell'altro, vedi, dobbiamo fare praticamente tutto il tragitto. Allora, faccio con viaggio rapido che facciamo prima. Vediamo la macchina lavorare più che il trasporto. Allora, se no, bisogna prendere questo mezzo qui che vedete, un camion con Allora, entriamo dalla parte giusta. La Liebherr mi piace, Liebherr. Me la faccio vedere anche da dentro, eh? Lì mi piace, diciamo che è un po' problematica vedere
già la visuale. Ok. Allora, è un po' un casino ricordarsi perché va al contrario. È ripassato due volte, perfetto, adesso va la montagna è gigantesca. Stiamo costruendo un nuovo lungomare in Tunisia. Voi vedete i film, vanno dritti, invece va tutto storto la macchina e poi incontra un po' di... Allora, poi quando comincia sempre a tirare tutto a sinistra, di questo, scusate. Questo è lo sport che fa la macchina. Quando si fa la retro è sempre un po' io butto giù, quando parto con tutti e due lui va e lì è il papo. Vediamo intanto che andiamo dietro che è lento e io faccio un cattacolo. Io arrivato ancora sullo stesso percorso.
poi pian pianino, quando riusciamo ad avere un po' più di soldi, bisogna comprare più macchinari. Comunque non è che me lo fa fare tutto, dall'inizio alla fine, vedete siamo già al 94%, quindi una volta che noi prendiamo ancora un po' qui, secondo me. Forse c'era anche alta, non me lo ricordo più, forse ho sbagliato a fare in media, perché altro devi farlo proprio tutto dall'inizio alla fine. Forse ho sbagliato, al prossimo cantiere, al prossimo lavoro devo stare attento a mettere alta, infatti mi ricordavo io di alta, poi ho visto media, ok. Pianto qua in strada. Allora riconsegniamolo, perché e poi adesso abbiamo un po' di viaggi da fare, vediamo dove sono, se riusciamo a farli. No, da qua a qua, amici miei, non possiamo, magari fare il primo se volete, ma se volete vi faccio vedere come funziona la questione, guardate, ne compro uno solo. Ok. Guarda, compriamo solo questo, ok? E vi faccio vedere. Ok, questo è il caricamento con muletto. Invece non ci voglia. Perché tutta sta cosa 2 2 2
Vediamo se abbiamo altro spazio. Sì. Ho altri tre spazi. Se non c'è cose grandi. Sì, c'è roba grande. Ok, diciamo che il primo viaggio lo posso fare. E poi devo venire qui ancora. Allora, da qua. Un bel pezzo, no? Vabbè. Dai, il primo lo facciamo guidando. Porca! No! Non bisogna mai fare così, avete visto ragazzi cosa è successo? Mai superare dove c'è una macchina che deve girare. Adesso abbiamo pagato un sacco di soldi di assicurazione. Fortuna non si è fatto male a nessuno, ma non guidate mai così, eh? È solo un gioco qua. Per fare in fretta. Oh Marco, però due incidenti uno dietro l'altro. Ah! Quindi l'assicurazione mi sbatterà fuori. Mi sbatterà fuori l'assicurazione, troppi incidenti, troppi danni, troppi soldi. Rosso. Verde. I semafori in America sono dall'altra parte, eh? Tre volte arriva la notte. Chiaramente voi se prendete il gioco potete anche giocarlo sempre così. Io nei 100 e passa video che ho fatto di Europa, la maggior parte delle volte andavo a prendere e portare il materiale. Dopo un certo punto ho cominciato a fare viaggi rapidi, che tanto costa poco. Perché poi sì, è vero che il bello è anche andare a prendere le cose, portarle, andare nella città e tornare, è bellissimo anche questo, ma anche perché poi sono un gioco come SnowRunner, che è tutto nella playlist del mio canale, quindi potete seguirlo tranquillamente, tantissimi video, l'ho platinato ed è stato solo trasporti, quindi si sta. Dobbiamo andare avanti con SnowRunner, con i DLC, quelli del Canada. Indizi di andare sull'altra corsia però, eh? Dove stare di qua? Di andare sull'altra corsia. Ma che semaforo è? 16 tempi. No, ma davvero mi dice di fare il gira gira? Ma basta fare così? Non mi sono accorto che era rosso i semafori americani che sono dall'altra parte, incredibile.
Ma tutti rossi poi, becco. Cioè, capite perché faccio rapido? Cioè, tra l'altro mi dicevo di fare il gira-gira, ma non gira sto robo. Questa è la normale routine di un camionista comunque. Sono un pedino tu. Quanto manca? Sono arrivato, dai. Per recuperare tutti i cosi per i platino bisogna seguire per forza con qualche video. Lì di là potevo andare io. Ah, dai, sei serio? Ah, così sulla strada. Ah, così proprio, senza neanche restrizioni, nulla, cioè. Sì. Lì vuole andare. Non è che devi dire tu dove deve andare la roba. È il gioco che lo deve dire. Anche qui. Allora, se si fa un lavoro dove c'è la gru, mi piace fare le cose fatte bene. Così che devo farlo con lui come va. C'è qualcosa in più qua.
raga, non ce la facciamo fare una volta sola, a meno che ce ne sbattiamo un po'. Tengo la parte di qui e quello che viene in mezzo va bene, tanto come avete già capito, se non lo fai alta è molto tollerante come cosa. Allora, dal giorno alla notte, eh? Ma è ancora giorno, ma perché è così scuro? Rullo è bello da vedere da dentro, eh? Vediamo se si riesce a guidare così. Sì che si riesce! E vai! Ok, bello Bumag, è una marca italiana la Bumag, eh? Fiat Group. Basta, Fiat Group. Urca locchissima. Allora abbiamo 390.000, ce lo compriamo una betoniera o no? Blocca 180.000, sì, compriamola. Sì raga, la nostra betoniera, oh, è nostra, è nostra, è nostra. Ho preso questa perché ha anche il gancetto, quello che all'inizio non c'era, vedete che ha comunque questo, quindi probabilmente magari è più piccola rispetto alle altre, ma è una via di mezzo. La marca è DAF, sì. La Beto è della Cipa. Bellissima. Allora raga, siamo quasi arrivati alla fine del video, eh?
Allora, amici, vedremo la gettata nel prossimo video. Quindi statemi bene. Ok, quindi amici e amiche, alla prossima. Siamo qui sul lungomare con la nostra mega betoniera e tanto tanto lavoro per il vostro Marco Drums Games Imprenditore Channel. Ciao a tutti dal lungomare in America, è tutto, buone ferie, buon agosto, buon video e ci vediamo nel prossimo. Ciao amici e amiche da Marco Drums Games, passo e chiudo. Ciao.